Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video interamente dedicato ai capelli perché voglio provare con voi queste onde, non so bene come chiamarle, onde arricciacapelli. Più che arricciarli fanno un effetto mosso, appunto, onde. Si vedono ovunque su TikTok, sono famosissime, non le conoscevo, devo dire onestamente, ho provato tutte le modalità di arricciamento capelli, se così si può dire, possibili, immaginabili al mondo, veramente, ma queste mi mancano e quindi le ho ordinate immediatamente. Ci hanno messo un po' ad arrivare perché sono tipo cinesi, però finalmente sono nelle mie mani e voglio testarle con voi. Tra l'altro, tempismo perfetto perché nel frattempo ho fatto l'extension, come ben sapete, e quindi possiamo testarle anche su un capello lungo, vedere l'effetto che fanno su tutta la lunghezza. Inizio intanto spazzolando i capelli. Questa è una spazzola speciale per extension che ho in realtà dalla prima volta che avevo fatto l'extension. Mi avete fatto molte domande sulle mie extension. Anch'io sono molto soddisfatta, devo dire, mi avete fatto un sacco di complimenti, vi ringrazio, sono molto contenta e non mi danno assolutamente fastidio, non le sento praticamente nemmeno. Mi avete chiesto in tanti come faccio a spazzolare i capelli e con questa spazzola si possono spazzolare tranquillamente anche vicino a dove sono attaccate le extension e non ci sono, e non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Ho visto molte ragazze online testare queste onde arricciacapelli, sembrava molto semplice vedendolo fare a loro. Spero che lo sia altrettanto se devo farlo io. E spero soprattutto che la quantità di onde arricciacapelli che abbiamo sia abbastanza. Perché adesso che ho l'extension, se non avessi l'extension sicuramente sarebbero abbastanza, però adesso non ne sono più così certa. Forse avrei dovuto prendere due pacchi, non lo so, non immaginavo che ce ne fossero così poche. Forse sembra a me che siano poche. Adesso vediamo. Dobbiamo utilizzarle sui capelli umidi, quindi si può fare sia appena lavati i capelli oppure se sono già lavati andiamo ad inumidirli. In questo caso qui c'è acqua, ci tengo a sottolineare, non è, avevo finito l'All-Nighter Urban Decay e l'ho riempito con l'acqua, quindi è uno spruzzino normalissimo in questo momento. E andiamo ad inumidire bene 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 i capelli perché appunto poi andremo ad asciugarli. Si può, ovviamente si possono lasciare sia asciugare all'aria se avete tantissimo tempo oppure con il phon. Noi in questo caso per il video utilizzeremo il phon per velocizzare il tutto, ma il bello è che appunto si creano queste onde senza utilizzare piastra o ferro, quindi almeno così sembra, vediamo. Devono essere belli umidi in modo che prendano la forma. Ok, penso che così sia sufficiente, siano sufficientemente umidi. Adesso prendiamo questo aggeggio e lo assembliamo perché questo ci aiuterà ad inserire i capelli, le ciocche dei capelli all'interno di queste onde. Quindi iniziamo. Allora, ho visto altri farlo, quindi cercherò di andare a memoria, ma se non vado perfetta faremo un po' di pratica. Adesso dobbiamo andare ad inserire una ciocca di capelli all'interno di questo anellino, di questo spazio. E la ciocca non deve essere molto spessa perché deve entrare all'interno appunto di questo anellino. Quindi devo inserire la ciocca così, presumo. Ok, e poi aiuto. Oddio, voilà. Questo è quanto. In realtà i miei capelli arrivano fino a qui, potevo farla anche un pochino più alta, ok? Adesso lo so comunque. Spero che stia su, ma la prima ciocca è fatta. Penso di poter prendere ciocche anche un pochino, forse questa è un po' troppo bagnata. Penso di poter prendere ciocche anche un pochino più spesse. Quindi anellino. Cerco di andare un pochino più vicina all'attaccatura. Onestamente non è tanto semplice. Bisogna, credo, fare un po' di pratica perché come prima volta sono abbastanza impedita. No, devo prendere ciocche un pochino più sottili, così non va. Cerco di andare più vicina all'attaccatura possibile. Ok, ci siamo.
questa sono riuscita a farla anche abbastanza vicina all'attaccatura. Diciamo che la seconda è molto meglio della prima, ma appunto penso che ci voglia pratica. L'unica cosa che mi dispiace un pochino è di non poter lasciare fuori la punta dei capelli. Di solito quando li faccio mossi mi piace sempre lasciare le punte piatte, e in questo caso non posso, perché se cerco di alzarla ovviamente poi succede il disastro. Quindi continuiamo così. Nel frattempo ho capito di non dover bagnare troppo i capelli, perché se sono troppo bagnati non scivolano all'interno delle onde. Quindi umidi sì, ma bagnati decisamente no. Quindi allora inseriamo anellino verso l'alto, l'apertura verso l'alto. Tra l'altro non vi ho detto dove li ho comprati, li ho trovati su Amazon e magari vi metterò il link nel box informazioni se volete acquistarli. Ok, ho capito, devo alzarli verso l'alto e far sì che stiano sulla parte superiore del nostro gancetto. Se riesco a bloccarli qui dovrebbero entrare molto più facilmente, vediamo. Sì, effettivamente sì. Continuiamo così fino a quando abbiamo finito. Penso che saranno sufficienti quelli che ho. Penso di sì. Tanto faccio tutta la parte inferiore di capelli, poi facciamo per ultima la parte superiore. Come primo tentativo almeno sono contenta di riuscire ad applicarle, perché inizialmente mi stavo quasi perdendo le speranze. Ok, adesso abbiamo solo la parte superiore in realtà, e mi sono rimaste 4 onde, quindi penso che saranno giuste. Avrei anche potuto rifare la prima ciocca onestamente, but let's keep it real, è stata la prima questa. Questo è stato il risultato al primo tentativo. Se su di me, che non ho neanche con l'extension, non ho tantissimi capelli, un pacco a malapena basta. Non capisco chi ha tanti capelli quanti pacchi deve comprare, non ha senso, dovrebbero darne un pochino di più, perché veramente chi ha tantissimissimissimi capelli deve prenderne 3 almeno. Ok, questa è salita un pochino troppo, facciamola scendere. Ok, nel frattempo i capelli si sono asciugati, ci ho litigato un'ora. Denver si sta preoccupando perché sono sparita. Ehi, ciao amore mio, non potete vederlo ma c'è. Cosa c'è? Sto arricciando i capelli, gatto Denver. Perché? Non ti piacciono ricci? Dimmi. Adesso vengo a giocare con te, gatto Denver, adesso. Altre 2 onde per questo lato. Ma qui ne ho di meno dall'altra parte. Secondo me i capelli qua su, non lo so, ho la sensazione che non verranno benissimo. Ho lasciato fuori naturalmente soltanto i ciuffi tipo qui della frangia. Ultima ciocca. Ok, finite, applicate tutte quante ragazzi, questo era un pacco intero. Adesso devo asciugare i capelli, potrei farli asciugare appunto anche all'aria, ma per questioni pratiche di video vado ad asciugarli con il phon e poi vediamo il risultato. Ok, i miei capelli tra un po' bruciano se continuo ad asciugarli, penso siano completamente asciutti, le onde sono bollenti, quindi lo spero. Io direi di provare a toglierne una, vediamo, e inizierei proprio con la più sfigata, la prima, vediamo, aiuto! Niente male ragazzi, niente male, sì, sono completamente asciutti, non mi aspettavo onestamente che in così poco tempo potessero essere così ondulati, cioè non me li aspettavo, wow, ok, penso che possiamo toglierle tutte a questo punto. Ragazzi, questa è la svolta, cioè questa è la svolta, sono bellissime, almeno da quanto posso vedere, vediamo, perché questo lato ancora non mi convince tantissimo. Wow! Allora sì, qui c'è stata un po' una complicazione evidentemente, qui c'è stato un problema, facciamo finta che non esista questo problema, evidentemente si era inserita la ciocca male nell'anello, però sono assolutamente scioccata dal risultato, non me l'aspettavo, non mi aspettavo che uscissero così mossi.
In così poco tempo? No, vabbè ragazzi, questa è la svolta. Sì, forse qui avrei potuto partire un pochino più dall'alto. Però onestamente non mi piace neanche avere le onde già troppo vicine alla radice, onestamente. Però ragazzi, cioè, wow, è meraviglioso. No, vabbè, sono ancora sconcertata, perdonatemi. Adesso tolgo il resto, ma sono scioccata. Cioè, no ragazzi, wow, wow, io non ho parole, lanciamole ovunque, io non ho parole veramente per descrivere l'effetto finale, ok? Va perfezionato, c'è stato appunto un po' un patatrac qua, però per il resto, ragazzi, sono assolutamente, assolutamente la svolta, cioè... Non userò mai più il ferro, no, ok, forse queste onde sono un po' più particolari, quindi sono un po' più beach waves, un po' più estive, secondo me, quindi l'effetto è diverso a quello che ottengo quando vado ad arricciarli o a creare le onde con la piastra o con il ferro, quindi se voglio quell'effetto, sempre quello dovrò utilizzare, però... Ragazzi, perfezionando un po' la tecnica, è già così alla prima, al primo tentativo, devo dire che sono super, super soddisfatta. Non mi ricordo esattamente quanto le ho pagate, comunque appunto vi metterò giù nel box informazioni così avete il link, andate a vedere. Non posso che consigliarle a questo punto, cioè se questo è il risultato, ragazzi, veramente... Provatele, sono fantastiche. Adesso a questo punto fissiamo il tutto con un po' di lacca. Questa è una lacca volumizzante, marchio EC. Penso si pronunci così almeno. E ne basta veramente poca. La ciocca sfigata, cerco di mimetizzarla. Ma tanto domani in realtà devo rilavare i capelli, quindi per la prossima volta siamo a posto e adesso so già come farle. Io non ci posso credere, veramente. Non ci posso ancora credere, pensavo che sarebbe stato un big fail, specialmente inizialmente, quando non riuscivo ad applicare le ciocche, ma mi rendo conto che in realtà, adesso capisco perché sono andate virali su TikTok, cioè... Wow! Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, sono davvero curiosa di leggere i vostri commenti e vedere se anche a voi piacciono così tanto, quindi io vi mando un bacio gigantesco, vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube, vi abbraccio forte 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 e a domani, ciao!